L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore, oppure deve lasciarlo fare ad un installatore abilitato? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista felice. Scusatemi, non ho fatto partire l'effetto felicità. Lo accendo subito, scusate, rifaccio. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Alessandro Bari. Eccomi qui! Ma quanto è figo questo pezzo! Oh, volevo metterne un pezzetto e non sapevo dove infilarlo, alla fine e l'ho infilato subito. Troppo, troppo bello! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Ma di che cosa parleremo in questa puntata di Elettricista Felice? Parleremo dell'idraulico. Ma perché parliamo dell'idraulico? Perché a volte l'idraulico si mette a fare l'elettricista, cioè si mette a collegare le parti elettriche, ad alimentare alcune cose. E sarà corretto? Ci facciamo questa domanda perché è arrivata proprio da uno di voi, attraverso il numero WhatsApp 338-8559066. Ascoltiamo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, sono Silvestre Pino da Alberobello. Ho una domanda per te. Da una mia cliente l'idraulico gli ha installato il condizionatore e dopo aver montato tutto ha anche tirato la linea di alimentazione dal quadro fino al condizionatore e lo ha collegato per poter finire l'impianto. E io mi sono chiesto, ma è corretto? Lui non ha l'abilitazione a fare una linea elettrica ampliando l'impianto e per alimentare il suo condizionatore, non ha la lettera A, quindi è corretto, normativamente poteva farlo, o la cliente doveva chiamare me, che sono elettricista. Grazie mille Alessandro e complimenti per le tue puntate. Grazie mille Pino, il tuo è veramente un bel quesito, ma chi lo sa? Chi lo sa? Proviamo a chiederlo ai nostri amici elettricisti. Le telefonate agli elettricisti. Pronto? L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore, oppure deve lasciarlo fare all'installatore abilitato? Dovrebbe lasciarlo fare all'installatore abilitato, ma più delle volte perché la regalano anche la lettera A che gli consente di fare qualche lavoretto elettrico. Ok, nel caso in cui non abbia la lettera A? No, non può, secondo me no. Quindi può installare tutto il condizionatore, ma non può collegarlo alla 220. Esatto, secondo me non è preparato, cioè quando gli fa i suoi corsi, secondo me non gli spiegano. Una prova ce l'ho anche qua in Friuli, che tante volte gli idraulici montano la caldaia, montano i radiatori, montano i collettori, le elettrovalvole, ma lasciano tutti quanti i fili fuori, non collegati, perché gli dicono chiaro e tondo al cliente, si chiamino elettricista, proprio chiaro e tondo. Oppure si affiancano con degli elettricisti preparati per mettere in moto i loro impianti. Questo lo faccio quotidianamente. Pronto? L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore, oppure deve lasciarlo fare a un installatore abilitato? Allora, se non ricordo male, l'idraulico, il condizionatore lo può fare. E a livello collegamento elettrico, secondo me, a parer mio, a livello elettrico è meglio che si fa aiutare da un elettricista. A livello teorico so che fino a una certa potenza, se non sbaglio, lo poteva fare, adesso non voglio dire una stupidata. Cioè, facciamo un caso pratico, condizionatore di un trial per dire, no? Quindi lui piazza la sua macchina esterna, piazza i suoi tre split, piazza i tubi del gas, fa le sue cartelle, fa i suoi collegamenti tra la macchina esterna e gli split. Chiaramente per testarla e per metterla in moto deve collegare la linea 220 alla macchina esterna. Quella linea 220 la può posare e la può collegare lui? Ma Poi secondo me che c'è lo la faccia sì o lo attaccano. faccia no è un altro discorso, ma normativamente lo può fare lui?
Se gli mette una spina a capo di questo cavo può fare quello che vuole. Se deve andare a mettere le mani a un quadro o comunque a modificare parte dell'impianto, secondo me non lo può fare, a meno che rilascia una dichiarazione di conformità. Come fa un idraulico a rilasciare una dichiarazione di conformità elettrica? Chiaro. Quindi se non ha la lettera A, tu dici una linea nuova per il condizionatore e collegarlo non la può fare. Eh no, perché comunque se tiri una linea nuova vuol dire che vai a mettere, io credo, per come io ragiono sempre per come lavoro io, vado a mettere un magnetotermico dedicato. Mettere un magnetotermico dedicato alla linea di condizionamento significa andare a diramarsi da un interruttore generale e andare ad aggiungere un magnetotermico. Ma quello che fanno spesso è alla presa elettrica più vicina si collegano dietro i morsetti e si tirano fuori un cavo che lo portano alla macchina esterna. Questo certo, diciamo che è quello che accade. Okay. E secondo te può farlo? Sì, sì, infatti. Secondo me no. Poi io ti dico sempre a livello pratico, secondo me no. Poi se poi dopo lui può essere abilitato a farlo, no, secondo me ovviamente parliamo di un idraulico, quindi uno che non ha la lettera A. Certo, per me no, per me non può farlo. Ok. Pronto? L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore, oppure deve lasciarlo fare ad un installatore abilitato? Quindi quando monta un installatore, quando monta un condizionatore, piazza la macchina esterna, piazza gli split interni, fa tutti i collegamenti gas, i collegamenti dei cavi tra esterno e interno se li fa lui ovviamente, ma l'alimentazione 220 non la può collegare lui, ma la deve far fare... Non la può collegare, okay. La deve far fare all'elettricista. A chi possiede la lettera A. Ok. L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore, oppure deve lasciarlo fare ad un installatore abilitato? Per intenderci, la linea di alimentazione del condizionatore la può collegare l'idraulico stesso o deve collegare? La può collegare, certo. Ok. Però la può collegare. Idem per una pompa, ad esempio. Sì. Va bene. Lo può fare. Un particolare ringraziamento a questi quattro elettricisti che quando si sono registrati su Facebook a Elettricista Felice Gruppo hanno avuto il coraggio di rispondere alle tre domande d'ingresso inserendo anche numero di telefono e mail, dandoci così l'opportunità a tutti di poter creare anche questa puntata. Grazie mille, un abbraccione. Ma cosa hanno risposto i nostri quattro elettricisti? Tre di loro hanno risposto che se l'idraulico non è abilitato a fare collegamenti elettrici, quindi se non ha l'abilitazione, se non ha la lettera A, non può assolutamente collegare l'alimentazione del condizionatore piuttosto che di una pompa, e ancor di più sicuramente non può tirarsi una linea elettrica. Mentre uno su quattro ha risposto tranquillamente che l'idraulico può farlo, nonostante non sia abilitato. Caro elettricista, c'hanno ragione loro o c'hai ragione tu? Sì, c'hai ragione tu. Sì, c'hai ragione tu. L'unico modo che abbiamo di saperlo è quello di interpellare il nostro insuperabile esperto del giorno. Ciao carissimo Alessio Piamonti. Ciao Alessandro. Per chi non ti conosce, avresti desiderio di dirci cortesemente chi sei e cosa fai? Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL, quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica e ho creato il brand Il Professionista Elettrico col quale faccio formazione specifica per gli elettricisti. Lo sapete chi sono io? Eh? Lo sapete chi sono? Io sono il boss. Capito? Io sono il boss. Alessio, sto scherzando, perdonami, dai. Passiamo alla domanda del giorno.
L'idraulico può collegare da solo un dispositivo tipo una pompa o un condizionatore? Oppure deve lasciarlo fare ad un installatore abilitato? Alessandro, prima di risponderti ho bisogno di capire un'ulteriore informazione, soprattutto per il montaggio della pompa. L'idraulico è maschio o femmina? Maschio. Allora, la risposta è che il DM3708 stabilisce le competenze di ogni installatore, e questo lo sappiamo. Quello che ci lascia un po' perplessi è che questo decreto di 10 anni fa, perché è stato scritto nel 2008 e mentre registriamo questa puntata siamo nel 2018, è un po' impreciso, cioè lascia adito a molte interpretazioni. E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, strano, strano. Ora, nel 1990, che non c'era nessuna legge che regolamentava l'installazione degli impianti, ed è uscita la 4690, ci stava che ci fosse una legge un po' così scritta in maniera approssimativa. Ah, certo! Ma dopo 18 anni, con il DM3708, si sperava di avere un decreto che fosse più chiaro, semplice e che non richiedesse ben 135 pagine di fogli di interpretazione. Possiamo arrivare a dire una legge di merda. Possiamo arrivare dopo 135 pagine di interpretazione. Abbiamo una risposta certa? Sì, finalmente ce l'abbiamo, proprio grazie ad una di queste pagine. C'è stato un quesito in cui è stato proprio chiesto cosa competeva all'idraulico e cosa no. Quindi arriva l'idraulico che monta la pompa, sembrerebbe che, stando al DM3708, se non ha anche il requisito A, quindi la lettera A fra i suoi requisiti, non potrebbe collegare elettricamente la pompa. A meno che la pompa termini con una spina presa. Esatto, a meno che non ci sia, come dici te, la presa spina. Cosa dice il parere? Te lo leggo perché a memoria non me lo ricorderei, però in sostanza dice che... Viene precisato che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti l'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. E quindi? Quindi fa un'esemplificazione. Dice, ipotizziamo che ci sia un idraulico che va a montare una pompa, ecco che per la sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera A, quindi non è necessario che sia un elettricista. Può farlo purché ovviamente vada ad alimentare una pompa, quindi una semplice connessione di un impianto meccanico che necessita esclusivamente di un allaccio elettrico. Uno su quattro lo sapeva che l'idraulico può, un elettrico lo sapeva già senza problemi che l'idraulico può. Uno su quattro lo sapeva che non serve la lettera A, perché l'idraulico può collegarsi le sue macchine da solo. Uno su quattro lo sapeva che l'idraulico può, non ha bisogno dell'elettricista che non serve una mazza. Uno su quattro lo sapeva che l'idraulico non ha bisogno, no, non ha bisogno della lettera A, può collegarsi le sue macchine da solo. Ma posso dire una cosina? Scusami, ma se l'idraulico monta una pompa che mi consuma 40 ampere e lo monta su una linea che non reggerebbe mai quei 40 ampere, o comunque addirittura non protetta per quel tipo di assorbimento, e l'idraulico non ha le competenze per fare queste verifiche, non è una cagata quella che quindi è stata detta? Tu hai perfettamente ragione, tant'è che questo parere ministeriale dice che l'idraulico può allacciare la pompa,
Ora, cosa voglia dire allacciare non è stato specificato, perché se per allaccio consideriamo di prendere un cavo esistente, mettergli capicorda e collegare la morsettiera del motore della pompa, sicuramente questa è una cosa che l'idraulico può fare da solo. Ma se parliamo di stendere una linea o di fare un altro tipo di intervento, poi iniziamo a essere un po' al limite. Cioè, in quel caso è necessaria la presenza dell'elettricista. Sì, io però volevo proprio dire, anche se dovesse solo allacciarla, non ha importanza una verifica sul tipo di linea nella quale va allacciare, alla quale va allacciare la pompa? Beh, direi che è fondamentale che ci sia questa verifica. Che un idraulico non può fare. In effetti è come dici tu, però cioè si dà per scontato che ci sia una linea per quella pompa, quindi la linea sia già adeguata per l'installazione di quella pompa con quelle caratteristiche, con quei consumi, quindi ci sia già montata la protezione salvamotore per quel tipo di pompa, eccetera, e lui fa solo un allaccio alla pompa. Quindi direi potrebbe andare bene se fa una sostituzione, in quanto è già stato studiato tutto a priori. Ma su un'installazione nuova, dove lui ha una bella linea lì appoggiata, in zona proprio nella zona dove deve installare questa pompa, la verifica a monte di quella linea non la può fare. Allora, in teoria sì, è come dici tu, in pratica tu puoi interpretare come ti pare anche questo parere del Ministero e quindi dire che l'idraulico potrebbe anche farsi quel pezzo di impianto che riguarda l'alimentazione della pompa. Ovviamente sta nel buon senso dell'idraulico in questo caso, perché ognuno deve fare ciò per cui ha le competenze. E questa è una competenza di un elettricista, stabilire che linea sia adeguata per quella determinata pompa, che protezione debba avere. L'idraulico ci capisce di acqua, ma di corrente elettrica non è che ci possa capire molto. Poi magari qualche idraulico più anziano, esperto, potrebbe avere anche lo sbuzzo di riuscire a farlo. Ok, ok. Proseguiamo con quanto dice il chiarimento, insomma. Ecco, dice che l'estensione dell'abilitazione, quindi l'idraulico che fa anche l'elettricista, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. Potrebbe sembrare, letta così, che per la proprietà transitiva anche l'elettricista possa montare la pompa. In realtà agire su una pompa vuol dire intervenire su un impianto idraulico e quindi l'elettricista non sta facendo un intervento tecnico attinente ad un impianto per il quale è abilitato. Poi è ben diverso il discorso dell'idraulico che anziché montare la pompa fa tutto l'impianto della centrale termica in quel caso deve chiamare l'elettricista che gli faccia il quadro, che gli faccia l'impianto, eccetera. Chiamano, stavolta faccio un numero, a pizzicata è inutile, perché già sai che deve nascere il cane. Chiamano, stavolta faccio un numero, a pizzicata è inutile, perché già sai che deve nascere il cane. E sto leggendo proprio in questo momento, mentre parliamo, un altro parere, perché ce ne sono più di uno dei pareri che trattano di questo argomento, ed effettivamente spiega che l'idraulico vada a realizzare la semplice connessione con un impianto elettrico già esistente. E anche qui però è da capire cosa vuol dire connessione con un impianto esistente. Se l'idraulico si fa tutta la linea di alimentazione dalla pompa al quadro, sta facendo una connessione all'impianto esistente. Però a mio parere... Ma l'impianto esistente termina quando si connette col motore, anzi... Esatto, cioè, a mio parere... peggio, ancora... il motore fa parte dell'impianto elettrico in quanto non ha una presa a spina, quindi... quindi lui può connettere ai morsetti del motore, a quanto pare potrebbe connetterlo lì. Mi stai dicendo che l'idraulico mi connette la pompa, siccome non è connessa con presa a spina e la connette con morsetti, quella pompa fa parte dell'impianto elettrico e quindi è, se la mette per la prima volta è un ampliamento dell'impianto o una trasformazione dell'impianto o una manutenzione straordinaria. Di conseguenza dovrebbe rilasciare la dichiarazione di conformità, ma come elettricista, perché è un ampliamento dell'impianto elettrico e non è abilitato a farlo. Quindi da un lato tu mi dici che può farlo, dall'altro però mi stai raccontando che non può farlo.
No, dall'altro dice che quella pompa fa parte dell'impianto elettrico perché è alimentata direttamente dalla rete e quindi serve la dichiarazione di conformità dell'allaccio, serve essere abilitati come elettricista. Dall'altra parte, sempre gli stessi pareri del Ministero dicono che per allacciare solo quella pompa all'impianto esistente non è necessario che l'idraulico abbia le competenze da elettricista. Quindi è un cane che si morde l'occhio, cioè qual è la soluzione? Per come la vedo io, effettivamente l'allaccio di una pompa, se c'è già una linea esistente, io la lascerei fare all'idraulico, non importa che ci sia l'elettricista che venga lì a farti la connessione semplice di tre fili più la terra, cioè la pompa trifase. Va bene, quindi tu dici ammettiamo questa cosa. Cioè sarebbe una più che una forzatura, un eccesso di zelo andare lì, collegare tre fili della pompa e fare una dichiarazione di conformità. È la tua interpretazione. Esatto. Cari elettricisti, la risposta l'abbiamo ottenuta. Adesso però divaghiamo un attimo. Il termostato a chi spetta installarlo? Il termostato della caldaia? Beh, il termostato è collegato elettricamente e quindi deve essere installato dall'elettricista. Sì, ma è collegato elettricamente alla caldaia. Cioè, l'elettricista alimenta la caldaia, no? Col 220, ti porta l'alimentazione. Poi, di fatto, la caldaia, quando la piazza l'idraulico, si collega al 220, giusto? Si collega al 220 alla caldaia. Per metterla, per renderla funzionante, deve anche collegare il termostato, che però viene connesso a dei morsetti, cioè fa parte del bordo macchina della caldaia. Quindi, a chi spetta? Dal punto di vista normativo, secondo te? No, dal punto di vista normativo, ti ripeto quello che ti ho detto prima, che io ritengo che spetti all'elettricista, però effettivamente con questo parere del Ministero ci sono alcune interpretabilità, quindi potrebbe anche essere fatto dall'idraulico. Oh, attenzione a una cosa, visto che hai parlato di termostato, c'è una legge, adesso non mi ricordo il numero, ma è ancora degli anni 90, che prevede l'inserimento di un cronotermostato in tutti gli impianti termici. Inizieranno dei controlli, saranno fatti separatamente per ogni regione, però occhio, perché negli impianti vecchi che non avevano questo cronotermostato bisognerà andarlo a installare, altrimenti si rischia una sanzione. Io a casa mia c'ho termostati normali, mica c'ho il cronotermostato. Cioè, avevo il cronotermostato, li ho tolti per mettere dei termostati normali. Anche perché se sei uno bravo con il termostato normale c'è caso che risparmi di più rispetto ad avere il cronotermostato. Bella notizia di merda che mi hai dato. Vedremo, dai, vedremo come si evolve la situazione. Però ecco, considera che ci saranno dei controlli. Ad esempio, qui a Forlì partiranno dal 2019 per verificare appunto gli impianti termici. Questa cosa qui sarebbe bella che venisse fatta anche per gli impianti elettrici. Invece, nel settore idraulico sono molto più avanti rispetto al nostro. E noi ci tocca. Per quanto riguarda i controlli, ci vorrebbe una legge seria che preveda questi controlli e addirittura che dopo un tot di controlli con esito negativo, che faccia chiudere tutte quelle aziende che non hanno idea di come si realizzano gli impianti elettrici a regola d'arte. E questa è una cosa che dicono in molti, molti installatori. Il problema è che forse ci potrebbe essere un numero, una percentuale non piccola di imprese che chiuderebbero. No, il problema non è quello, secondo me. Il reale problema è che tutte queste norme, variazioni, richieste devono passare da grandi gruppi, gruppi intesi come tesserati, no? E di conseguenza i tesserati generalmente sono o aziende elettriche o elettricisti o comunque di questo campo, e non si riesce a far passare una norma che va a romperti le scatole, perché non viene neanche proposta, perché io non propongo una norma, anche se credo che sia positiva, che va a disturbare i miei tesserati, perché il rischio è di perdere tesseramenti e quindi soldi. Questa qua è una cosa che va a creare tante lacune nel nostro sistema normativo. Come si suol dire, il cappone non ci tiene ad anticipare fare il Natale. Caro elettricista, se ti infastidisce la promozione
porta avanti di un circa 15 secondi questo podcast. Perché va bene la passione, il divertimento, fare qualcosa che ti appaga, ma noi dobbiamo anche mangiare. Quindi chiudi gli occhi e porta avanti il podcast. Clicca quel pulsantino, schippa, salta a pie pari questa promozione. Scusami, ma vado a romperti le scatole su ciò che fai bene. Hai... Stiamo parlando di pompe, vero? Sì, proprio di quello. Hai per caso un webinar che può chiarire questi aspetti? Guarda, ce ne ho proprio uno ad hoc che si chiama Dico Diri EDM 3708, che sono 3 ore intense proprio di risposte alle domande quotidiane che mi pongono gli installatori nel riguardo delle dichiarazioni di conformità, delle dichiarazioni di rispondenza e del DM 3708 in generale. Per capirci, un vantaggio del frequentare il webinar, ci sono anche magari dei corsi, io me li vado ad ascoltare, eccetera. Mentre il webinar tu sei lì presente, è corretto? È proprio un seminario nel web. Sì, assolutamente, siamo online, in diretta, ma i partecipanti possono porre i loro quesiti e ricevono la risposta in diretta. Se per caso non dovessi riuscire a rispondere, perché a volte capita che le domande sono veramente molte e quindi ne salto una, perché nella chat me ne fa vedere una alla volta, non le posso vedere tutte insieme, e in quel caso rispondo tramite mail. E poi comunque, visto che c'è la possibilità di riguardare le registrazioni di questi webinar e avere anche tutte le slide presentate, se a qualcuno gli venisse un dubbio può anche fare una domanda nei giorni successivi al webinar e io gli rispondo sempre tramite mail. Vuoi fare qualcosa per noi? Solito scroccone. No, sai che lo faccio volentieri perché io ci credo molto nel tuo podcast e quindi per gli ascoltatori di Elettricista Felice c'è il solito sconto del 20% per partecipare a questo webinar. Quindi basta andare sul sito ilprofessionistaelettrico.it nella sezione corsi, trovare quello che si chiama Dico Diri DM 3708 e poi dopo aver premuto su aggiungi al carrello e paga inserire il codice che potremmo chiamare Dico Felice. Cosa Dico ne pensi? Felice. Tutto maiuscolo. Dico Felice, esatto, tutto scritto in maiuscolo. Dai, va bene, grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Va bene, abbiamo detto tutto? Ma a me non mi viene in mente altro. Se vuoi fare un webinar dettagliato sulle pompe, potresti chiedere a Elettra, l'elettricista donna, ma che fine ha fatto quella lì? Guarda, io ho alcuni audio non pubblicati che utilizzerò e poi mi sa che mi toccherà mandargli un messaggino per chiedere come sta e vedere se ha desiderio di mandarmi qualcos'altro, perché effettivamente è un po' che non la sento. Preciso come sempre, Alessandro, ti saluto. Oh, questo lo devi dire tu. Alessio, preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te Alessandro, ciao, ciao a tutti. Ciao caro. Ciao. Il consiglio inutile del giorno. L'unico consiglio che posso darvi io è che quando fate un lavoro nuovo, scrivete tutto bene sulla dichiarazione di conformità, in modo tale che se un idraulico dovesse aggiungere una linea per attaccare il proprio condizionatore oppure la propria pompa facendo cagate mostruose, che almeno voi siate tutelati perché si riconosce ciò che è stato aggiunto da ciò che è stato da voi dichiarato. Siamo giunti al termine di questa puntata di Idraulici e Pompe. Ma prima di salutarvi voglio ovviamente ringraziare chi ha lasciato una recensione su iTunes. Ringrazio tantissimo Massimo che ha lasciato questa recensione a 5 stelle dal titolo Consigli chiari ed interessanti.
contenuti molto interessanti trattati in maniera divertente e scorrevole, sicuramente utile a tutti gli operatori del settore. Grazie Massimo, grazie. E il mio più grande ringraziamento va a chi è entrato a far parte di questo progetto, a chi è diventato finanziatore entrando nella pagina elettricistafelice.it/fai la differenza. Loro che aiutano la divulgazione di questo podcast, di questo progetto. E sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonte del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania. Grazie. Con questo è tutto, elettricisti, vi saluto e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it. E basta! In casa di un medico si rompe il lavandino della cucina. Il professionista chiama l'idraulico. Questo arriva, dà un'occhiata sotto il lavandino, prende un paio di attrezzi dalla cassetta e dà un paio di martellate ai tubi. Al momento del conto presenta una ricevuta al medico per 500 euro. Il medico sbianca. Ma è ridicolo! Non prendo così tanto nemmeno io che sono un medico! Guardi, è la stessa cosa che ho detto all'idraulico lo scorso anno quando ancora facevo il medico. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.